Hai visto il petrolio crollare e ti sta venendo voglia di investire perché secondo te rimbalzerà e ritornerà ai vecchi prezzi? Fermati un attimo perché ho qualcosa da dirti. In questo video andiamo a capire alcuni dubbi, diciamo così, e alcune lacune che molti hanno sul funzionamento del mercato del petrolio e degli strumenti per investire nel petrolio, perché non è così semplice come sembra. Il mercato del petrolio, inteso come materia prima, significa il valore attuale che un barile di petrolio ha sul mercato, banalmente. E questo è influenzato da tantissimi fattori e addirittura potrebbe arrivare a scendere sotto lo zero. Questo video l'ho fatto ieri, magari oggi è già negativo il suo prezzo. E soprattutto non bisogna aspettarsi un rimbalzo per forza subito, tra poco, e soprattutto che ritorni a certi valori che ha avuto in passato, perché questo implica un ragionamento errato. In partenza proprio. E in questo video cerco di spiegare appunto questo concetto e ciò che guida il prezzo del petrolio nel tempo. In seconda battuta facciamo un passo avanti e andiamo a esaminare gli strumenti per investire nel petrolio che noi investitori retail abbiamo per investire nel petrolio, perché non è che possiamo acquistare i barili e tenerli in cantina, ma dobbiamo utilizzare degli strumenti derivati, in particolare i futures. Tutti gli altri strumenti derivati hanno solitamente come sottostanti i futures. Il prezzo dei futures può essere estremamente più alto del prezzo spot del mercato del petrolio perché prezzano al loro interno una componente temporale che contiene a sua volta dei costi che sono molto alti, sono i costi dello stoccaggio del petrolio, che tra l'altro sono anche quei costi che stanno abbattendo il prezzo del bene stesso. Quindi anche questo argomento lo affronteremo tra poco nel video. In ogni caso bisogna stare molto molto attenti perché si rischia di pagare un sovrapprezzo esagerato per fare un investimento su un bene che poi non fa altro che andare a erodere il nostro capitale nel momento in cui questo effetto temporale va a svanire. Se non avete ancora capito cosa voglio dire, non preoccupatevi perché tra poco spiego tutto questo ragionamento in maniera molto molto più esplicita. Buonasera amici investitori, questa volta e ben ritrovati a tutti quanti. Un po' off topic questo video, però ci tengo a farlo, ci tenevo a farlo perché visto il movimento che il petrolio ha avuto in questi ultimi mesi, oserei dire, ma in particolare giorni, che ha fatto un crollo che fa impallidire la peggiore shitcoin, oserei dire il peggior exit scam che esista. Molti si stanno ponendo le domande: ma è il momento di investire in petrolio? Come faccio a investire in petrolio? Ecco, certe domande, certe affermazioni che leggo denotano, secondo me, una scarsa conoscenza del mercato del petrolio stesso e degli strumenti che si possono utilizzare per operarci sopra. E lo scopo di questo video è proprio andare a sopperire a queste lacune. Quindi spero che alla fine di questo video avrete capito come funziona il mercato del petrolio, come funzionano gli strumenti derivati e perché potrebbe non essere assolutamente il momento di andare ad aprire posizioni, né adesso né nel breve. Ne parliamo e facciamo tutte le distinzioni del caso. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi incentiva tantissimo a produrre, continuare a produrre contenuti di qualità e mi gasa soprattutto e a voi non costa niente. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina per essere sempre sul pezzo, ricevendo le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video e infine seguitemi sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione. In questi quattro grafici potete vedere sempre il petrolio, il mercato del petrolio, il prezzo per barile, ma su quattro diversi mercati, ovvero il mercato spot, ovvero il mercato fisico, tra virgolette, del petrolio e tre futures a scadenze diverse, a scadenza maggio, giugno e luglio, quindi i 3 mesi successivi. Qual è la differenza? Salta subito all'occhio. Il mercato spot ha il prezzo più basso in assoluto. Addirittura oggi, in questo istante, il future a scadenza giugno 2020 ha un prezzo esageratamente più alto. Parliamo di 22 dollari, a luglio addirittura parliamo di 27 dollari. Che cos'è che crea questa differenza? Ovviamente quello a maggio, che è il più vicino, è quello che ha un prezzo che più si avvicina al prezzo spot. Che cos'è che crea questa differenza? Ecco, questo è fondamentale capirlo se si vuole anche solo pensare di investire sul petrolio, perché molti si pongono la domanda, cioè, o meglio, si pongono l'affermazione: io voglio acquistare petrolio, voglio investire sul
petrolio. Sì, ma come si fa? Ecco, questa è una bella domanda, perché lo spot market, ovvero il mercato diretto, non è accessibile agli investitori retail come possiamo essere noi, perché non è che possiamo andare e acquistare barili di petrolio, non esiste nessuno strumento che dà il diritto di proprietà, diciamo così, di un barile di petrolio. Quindi la scelta ricade nel 99% dei casi su prodotti derivati, che possono essere futures oppure ETF. I futures, come vedete, sono prezzati con una componente temporale che tra poco vi spiego da che cos'è dovuta, e gli ETC, di solito sono delle exchange traded commodities, sono prezzati sopra ai futures, quindi hanno come sottostanti i futures e quindi includono anch'essi la componente temporale. E quindi nell'andare a investire sul petrolio rischiamo di incorrere in costi aggiuntivi altissimi dovuti a questa componente temporale. Un passo alla volta, cerchiamo di capire come non prendere fregature e come funzionano questi quattro mercati. Il mercato spot è il più semplice in assoluto, diciamo così. Perché? Perché è regolato dalle leggi del mercato, domanda e offerta. Quindi, laddove c'è maggioranza di domanda rispetto all'offerta, il prezzo sale e viceversa il prezzo scende. La situazione nella quale ci troviamo in questi ultimi mesi di estrema crisi è che l'offerta è rimasta pressoché invariata, o meglio, i paesi dell'OPEC si sono trovati per definire un taglio della produzione, ma il taglio non è stato minimamente comparabile rispetto al taglio che c'è stato sulla domanda. Quindi la produzione di petrolio continua a sovrastare la richiesta, c'è molta più disponibilità di quanto ne è necessario nel mercato. Quindi gli acquirenti acquistano molto meno della disponibilità. E questo cosa porta a fare? Porta ad abbassare i prezzi. Perché? Perché oltre alla domanda e all'offerta sul petrolio c'è una componente dovuta allo stoccaggio. Stoccare il petrolio ha un costo veramente alto, al di là dell'ingombro, il trattamento, tutta una serie di discorsi, il costo è molto alto e va a incidere, cioè viene addossato sulle spalle dei produttori, che se lo devono tenere lì finché non riescono a liberarsene, a venderlo. E appunto qua diventa la parola chiave, proprio liberarsene. Perché? Perché non riescono, non c'è domanda, loro ne producono troppo, non riescono a venderlo, neanche abbassando continuamente i prezzi. E questo ha portato appunto una cascata di aste a ribasso, con i diversi produttori in competizione tra loro per abbassare i prezzi sempre di più, per liberarsi per primi del loro petrolio. E addirittura ha portato la prospettiva, che non è assolutamente scartata da molti analisti, di vedere i produttori pagare coloro che ai quali lo vendono, quindi pagare gli acquirenti per liberarsi dei loro barili di petrolio. Si parla di un prezzo negativo, è una cosa pazzesca, mai successa, non c'è mai stato un surplus simile di petrolio. Questo ovviamente si riflette tantissimo sul mercato, crea molto panico e porta davvero al paradosso col quale il prezzo di questo bene può addirittura diventare negativo, alla faccia dell'oro nero. Ecco, da qui vorrei fare un ulteriore passo dicendo, riportando le parole di molti retail, che quando c'è stato il primo drop che ha portato il prezzo del petrolio all'intorno dei $20 hanno detto: più in basso di così non può scendere. Ecco, non so secondo quale strano principio si possa dire che più in basso di così non può scendere, perché è vero che comunque è un bene del quale c'è necessità perché è coinvolto in tantissimi processi produttivi, però bisogna anche considerare tutti questi altri fattori, ovvero l'esubero di offerta e in particolare il costo dello stoccaggio. Quando paradossalmente il costo dello stoccaggio inizia ad incidere sempre di più rispetto al guadagno che si può avere nella vendita dopo lo stoccaggio, allora davvero il produttore è portato a volersene liberare il prima possibile e a incorrere, come vi dicevo prima, nel paradosso del male minore, che è il dare denaro a un acquirente per vendergli il proprio petrolio. Capite bene che è in questo momento, in questa situazione, il mercato cessa di essere efficiente, oserei dire. Ha perso tutto il suo senso e soprattutto questa risorsa diventa un bene senza valore. Questo che cosa comporta? Comporta appunto un crollo del prezzo che nessuno può sapere fino a che punto può arrivare. Ve l'ho detto, è stato prospettato addirittura una possibilità di vedere un prezzo del petrolio negativo. Quindi arrogarsi il diritto di dire più in basso così di così non può scendere è un errore catastrofico. Al di là di questo, che pensiero ci si può fare per il futuro? Beh, senz'altro prima o poi l'equilibrio domande-offerta ritornerà un po' più normale, nel senso che il
con il risolversi di questa situazione, la domanda crescerà, l'offerta, mi auguro adesso con questa situazione catastrofica, inizierà a essere tagliata ancora di più, pena poi il fallimento dei produttori, perché con un prezzo così basso veramente non si arriva a non avere più utile. E questo però non si può immaginarsi quando, come succederà. Ecco, perché? Perché innanzitutto questa situazione non sappiamo per quanto tempo si protrarrà, quindi la situazione di domanda bassa. Anche quando poi ci sarà l'inversione della pendenza della curva di domanda, quindi dal ribasso un po' a rialzo, sicuramente non sarà ripida come prima, nel senso che ci sarà sì più domanda, però immagino che le aziende saranno estremamente caute a utilizzare la loro liquidità, perché al momento la liquidità è il bene rifugio per eccellenza, cioè tutte le attività hanno bisogno di liquidità anche in ottica futura, per sopravvivere proprio. E pertanto io mi immagino un taglio delle spese notevole da parte di tutte appunto le aziende, e uno di questi tagli delle spese sarà anche nei confronti delle materie prime magari non necessarie, quindi si ridurranno gli acquisti. E quindi per l'appunto non è scontato per nulla il recupero dei prezzi che si avevano prima. Questa analisi top down, ovvero guardare i prezzi passati e immaginarsi che per qualche motivo ci si possa ritornare, può tranquillamente non avere senso. Questo bisogna imprimerselo nella mente, bisogna guardare la situazione per come è adesso e per come si prospetta nell'immediato futuro, senza farsi dei viaggi mentali o fare giochi speculativi secondo i quali noi ci arroghiamo il diritto di sapere che rimbalzerà, ritornerà ai vecchi prezzi, eccetera eccetera, perché nessuno si può immaginare quello che accadrà. Per quanto riguarda invece il pricing dei futures, è un altro discorso estremamente importante. Perché? Perché, come vi dicevo, quando si utilizza il termine investire nel petrolio, per noi retail, questo si traduce nell'utilizzare strumenti derivati, fondamentalmente, sia direttamente che indirettamente, ovvero tramite ETF, cioè scusate, ETC oppure CFD, che sono quelli ad esempio che vedete su quei broker che possono essere eToro, Plus 500, eccetera eccetera, e altri magari anche un po' più seri, che però si basano sui futures. Infatti non vedrete mai un prezzo analogo al prezzo spot. Se voi acquistate, aprite una posizione long su uno di quegli strumenti, quello che succede è che andate ad aprire una posizione long su un paniere di futures sottostante, che può essere misto a scadenze più o meno variabili nei mesi successivi, oppure, come accade più spesso, può essere sul mese immediato, quindi il mese più ravvicinato, laddove il prezzo si avvicina di più al prezzo dello spot. Spot, però alla scadenza di quel future lì, quindi dal passaggio da un mese al seguente, si ha il cosiddetto rollover, ovvero un contratto scade, si apre una posizione equivalente sul contratto successivo. Questo nel tempo comporta una continua erosione del capitale. Perché? Perché ad esempio adesso avere una posizione aperta sul future di giugno, che sta a $22, significa che a scadenza questo future andrà a valere come lo spot. Quindi immaginiamoci che il prezzo non risalga mai a $21, ma magari arrivi a 5, sparo cifre a caso, noi avremo perso su ogni contratto quanto? $16. Ok, quindi questa è la sola componente temporale, tra l'altro. Poi a quello si va ad aggiungere la fluttuazione del prezzo, però capite bene che la componente temporale rischia di essere predominante. Abbiamo questo esagerato effetto contango, che è laddove il prezzo del future è maggiore del prezzo del sottostante, che è dovuta in gran parte al costo di stoccaggio stesso del petrolio. È questo che gli dà la proiezione di valore futura, ok? Che va a incrementare tantissimo il valore rispetto al petrolio spot, che è scambiato al momento per poco più di $1. Il petrolio spot è il mercato fisico, il future invece è appunto una proiezione che tiene conto di tutti quei costi collaterali. La componente temporale così marcata, che arriva a apprezzare quasi, cioè anzi non quasi, 20 volte il prezzo dello spot, è uno svantaggio pazzesco che praticamente taglia fuori, secondo me, tutti i retail da questo mercato, perché il future diventa appetibile soltanto per un trading di breve, perché ogni giorno che passa questa componente temporale ci andrà a penalizzare il prezzo, ok? Anche se avessimo un rimbalzo, magari al momento il future rimbalza anche lui, però col passare dei giorni, quando arriva a scadenza, il prezzo converge col prezzo spot, quello che succede è che noi andiamo a concretizzare una perdita effettiva, a meno che ovviamente il rimbalzo non sia così marcato da far fare 20 per al prezzo attuale spot, che è una cosa piuttosto improbabile. Ecco, e quindi
Il future, come vi dicevo, si presta bene a un trading intraday o di pochi giorni, comunque non di lungo termine. E quindi il cosiddetto investire sul petrolio, che come diciamo terminologia porta con sé un discorso intrinseco di tenere aperta una posizione a lungo, rischia di essere estremamente deleteria, perché la nostra posizione rischia di erodere il nostro capitale giorno dopo giorno e rollover dopo rollover, perché ogni mese che noi andiamo a rinnovare la posizione sul future rischia veramente di darci nel lungo termine una mazzata pazzesca. Niente, volevo chiarire questa cosa, visto che ho sentito spesso fare questa domanda. Io ci tengo molto a informare anche su questi aspetti un po' meno ortodossi, diciamo così, dei mercati. Spero che vi sia risultato utile e soprattutto che vi impedisca di fare degli errori che uno altrimenti rischia di non considerare. Se avete dubbi o domande, vi incito, mi raccomando, fateli, partecipate alla discussione. Siamo una community, ci confrontiamo e i commenti sono qui per questo. Lasciatemi un bel commento e ditemi quello che pensate o quello che avete da chiedere. Vi auguro una buona serata e alla prossima, e scusate per questo piccolo off topic, spero che comunque sia gradito. Ciao a tutti!